Rocco Braso, sei un fuori di testa! Fumo uccide, uccide te, uccide mamma, uccide tuo padre, uccide tutta la tua famiglia, il cane e il gatto del vicino, anche quello di sopra che non ti fa dormire, uccide Berlusconi. Vabbè, questa è una cosa positiva, però è a parte, il fumo fa male, ormai lo sanno tutti, è inutile. Fumate! Tu, perché fumi? Beh, io fumo perché grazie alle sigarette sono diventato un figo. Ti hanno spiegato? In poche parole, perché fumi? Perché per allontanare le persone, i bambini soprattutto. Papà, papà, andiamo a casa, papà! Ciao, tu perché fumi? Io fumo perché mio padre era un tabacchino. Ciao, tu perché fumi? Io fumo un po' e dopo gioco a PES. E tu perché fumi? Beh, che dire, diciamo che la sigaretta mi rende molto più sexy. Che volete? Ma cosa? Ma! Ciao! Più sexy. Incredibile contenuto! Ciao, tu perché fumi? Ciao, Io fumo perché mio padre è un tabacchino. tu perché fumi? ciao, guarda, io sono un anticonformista e sono stufo dei tuoi denti bianchi. Io preferisco il giallo, mi piacciono i denti gialli. Ciao, tu perché fumi? Guarda, caro, io ho sempre queste tasche ingombranti da soldini, quindi quale maniera migliore di spenderle in un bel tabacchino? E poi fumare al giorno d'oggi è così chic. Fumi perché tu? Tu, ciao! Lo fumo per allontanare lo stress. Ciao, tu perché fumi? Beh, la tosse causata dal fumo è ottima nei momenti imbarazzanti. Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Bene. Non è invecchiata bene questa gag. Vabbè, ciao. Allora, tu perché fumi? Io non fumo. Ma la Ciao musica non testa poteva di cazzo, metterla in minchione, ti post. salutiamo io e Vincenzo. Cosa, bro? Ciao. Oh, scusa, posso prima io, posso prima io. No, devo fumare. Stop! Ok, io ho finito. Finalmente, Dammi, datemi una cazzo di sigaretta che sto morendo, per favore. Fermo. State ancora fumando? Omi, tu perché fumi? Gli idoli? Hai studiato? Anche qui! Grazie, Sventa Paperi. 22.000 capelli Di chi è fumati. bello? Che sei dirmi? Grazie, anche. Ma questa cosa non l'avevo mai scoperta, eh. Non Ce l'ha detto lui! esiste. Sono fuso dalla sua fantasia. Ma quando? E non mi ricordo quando l'ha detto, ma l'ha detto in live che c'era questo canale Gli Idoli. Oggi parleremo. Ah, aspetta, quello delle lumache è bellissimo, guardalo, guardalo. Ciao, io sono un padrone di lumache. Sono qui davanti a voi tutti perché ho da fare un appello. Un appello per me mo molto importante. Un appello che riguarda le lumache, non le lumache comuni, ma le lumache svantaggiate. Io sto parlando delle lumache zombie. L'altro giorno stavo andando a scuola e lungo la strada ho trovato lei.
chiamava Brigio. L'ho visto lì con quelle... Scusatemi, era un po' difficile raccontare. Era lì, con quei occhini grandi, triste, perché le sue amiche erano andate avanti senza di lei. Lei non riusciva a tenere il passo. Era una mamma cazzona. Questo appello oggi è in favore delle lumache. Delle lumache che hanno bisogno di una mano. E voi, voi le potete aiutare. Qui oggi con me c'è Timmy. È un po' timida, però è molto simpatica. È una lumaca neanche. Questo siamo riusciti a farlo grazie a un intervento chirurgico. Lei era una lumaca zoppa prima. E ora guardatela com'è felice. Ecco, oggi io vi vorrei chiedere un contributo. Un contributo magari piccolo, di 20 centesimi anche. Aiutateci. Aiutateci davvero in questa lotta. Basta un piccolo contributo. Per renderle felici. Grazie mille. Volare, effettivamente. A Paolo. Per ciao. Questo fantastico contributo degli idoli, 350 fan, ma riusciamo a farli arrivare a 1000? Riusciamo a farli arrivare a 1000 iscritti i nostri idoli pazzi? O no? O no? Allora ragazzi... Pronto? Pronto? Oh Paolone! Ciao Enrico, ciao Andrea, ciao Modificati, buonasera. Ciao Paolo. Come stai? Molto bene, tu come stai? A posto, stavamo guardando un po' su YouTube dei video a Marcore. Ah. Ok, scusatemi. Scusami Paolone. Sì, stavo guardando i tuoi video. I miei video? Degli idoli. Degli idoli. Come li hai trovati? La chat. E come ti sono sembrati? Carini. Per il tempo che hanno, carini. Come ti sono sembrati a te? Ma tu l'hai detto, io non lo sapevo. Diciamo che ci mettevamo passione. Ma quanti anni avevi? 17? 18? Li portavi bene? Grazie. Beh no, è un complimento, eh. Grazie. Icaro, vuoi volare?